Quest'anno noi tiriamo le somme di un anno di attività, il 2018, molto produttivo. Abbiamo aumentato gli iscritti, siamo molto soddisfatti, questo vuol dire che abbiamo anche dato qualche occasione in più ai lavoratori per avere delle risposte rispetto al contratto, ai servizi e all'attività che svolge la Felsa. Oltre al tesseramento siamo contenti perché siamo innanzitutto aumentati anche come personale, quindi possiamo essere più presenti in tutto il territorio regionale con i nostri sportelli, con la nostra consulenza, dentro e fuori la CISL. Questo ci fa molto piacere e ci fa crescere. Lavorare in un ambito di lavoratori precari di fatto non è la cosa più semplice del mondo, ma voi avete espresso, esprimete anche oggi dagli interventi un entusiasmo particolarmente forte che è un piacere vedere. Siete altamente professionali e siete anche brave persone, disponibili, genuine e con tanta tanta voglia di fare. C'è poi un elemento che io ravviso, che è quello che traspariva dai vostri interventi, ma traspare soprattutto anche dalle vostre azioni, che è quello della speranza. E questo tema della speranza è raro da trovare. Siamo riusciti a rafforzare la rappresentanza sui luoghi di lavoro, che era l'obiettivo che ci eravamo dati anche nel corso del congresso del 2017. Una rappresentanza che ci permette di essere sempre più di fianco ai lavoratori nelle problematiche che quotidianamente si affrontano. Abbiamo rafforzato anche la nostra presenza su tutti gli altri ambiti della Felsa, in particolare il mondo del lavoro autonomo, che seguiamo sempre con particolare attenzione, e in particolare anche sul tema dello sportello lavoro. Lo sportello lavoro che come Felsa abbiamo lanciato al congresso del 2017 e come Felsa stiamo tentando di rafforzare anche attraverso lo strumento della formazione, con esperienze particolarmente significative in alcune regioni.